Il 6 agosto, secondo l'antico calendario liturgico orientale, anche la Chiesa in Occidente celebra la festa della trasfigurazione del Signore. Quest'anno, il 6 agosto, coincide con la domenica e quindi si interrompe la lettura continuata del testo evangelico, quest'anno secondo Matteo, per ascoltare le letture proprie della festa della trasfigurazione. Il Vangelo, tratto sempre da Matteo, ci propone il racconto dell'episodio che è narrato anche da Marco e da Luca. È un tipico racconto di triplice tradizione sinottica cioè appartiene alla più antica fase della predicazione apostolica. E tutti e tre i Vangeli sinottici raccontano nello stesso modo lo stesso episodio, collocandolo nella stessa situazione. Circa a metà del suo ministero Gesù annuncia la necessità di andare a Gerusalemme e prevede una disastrosa conclusione. In questo momento tragico per i discepoli si colloca un evento di grazia. Gli evangelisti raccontano la salita di Gesù su una montagna in Galilea che non viene precisata. La tradizione l'ha identificata poi con il monte Tabor, che eh, si trova proprio al centro della grande pianura di Galilea, dove i pellegrini in Terra Santa salgono per visitare i resti di un antico monastero crociato e una recente chiesa che eh, evoca appunto l'episodio evangelico della trasfigurazione. Ma, L'intento narrativo dell'Evangelista è quello di proporre il monte come figura simbolica, non tanto collocare geograficamente un luogo, quanto richiamare la dimensione della salita. E il monte della trasfigurazione richiama il Sinai. Tant'è vero che in quell'episodio compaiono anche i due grandi personaggi che nell'Antico Testamento sono saliti sul monte per incontrare Dio, Mosè ed Elia. Gesù porta tre discepoli, non tutti e dodici, solo tre, che vengono scelti per essere testimoni di una esperienza straordinaria. Semplicemente Matteo dice che giunti sul monte Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Viene adoperato in greco un verbo legato al sostantivo morfè, figura. Metamorfo indica l'azione di cambiare forma. E il verbo è stato ripreso in latino e per calco in italiano con la forma transfigurare, cioè cambiare la figura. Gesù aveva mostrato la sua figura umana normalmente ai discepoli, ma in quel momento. Viene mostrata per grazia la sua figura divina. L'Apostolo Paolo, in un antichissimo inno cristologico conservato nella lettera ai Filippesi, adopera proprio il termine morfè, forma, per indicare la natura divina. Cristo Gesù, pur essendo in forma di Dio. Ha assunto morfè, forma umana. Gli apostoli l'hanno conosciuto in questa forma, ma la sua forma divina esiste. E sul monte gli apostoli hanno questa esperienza straordinaria, che li deve confermare nella adesione a Gesù, il quale ha detto che andrà a Gerusalemme dove sarà ucciso garantiscono Mosè ed Elia che la strada di Gesù è quella corretta. I discepoli Pietro, Giacomo e Giovanni un po' dormono, un po' non capiscono, restano meravigliati, non comprendono il senso autentico di quello che è avvenuto e Gesù spiega loro raccomandandoli di non parlare a nessuno di questa visione prima che il figlio dell'uomo sia risuscitato dai morti. Cioè è un dono di grazia che è stato fatto a loro per prepararli allo scandalo della croce. Dopo la risurrezione potranno dire che loro erano stati aiutati a comprendere che Gesù è in forma di Dio. La prima lettura è tratta dal testo di Daniele. Al capitolo 7 troviamo un autentico poema apocalittico. Ne vengono proposti pochi versetti nella lettura liturgica, ma converrebbe provare a leggere tutto il capitolo 7 di Daniele, dove questo personaggio che ha visioni sul senso della storia, vede quattro bestie mostruose che sorgono dal mare, rappresentano quattro grandi imperi, babilonesi, medi, persiani, greci. Il libro è stato scritto al tempo dell'ellenismo e quindi nel momento in cui l'impero macedone i greci stava dominando il mondo. Ma Daniele non solo vede queste quattro bestie che dominano, vede anche la loro fine, la loro distruzione. In questa visione contempla anzitutto un trono dove è assiso un personaggio che eh, il Testo aramaico originale di Daniele, dice antico di giorni. La traduzione vegliardo dà l'idea proprio del grande vecchio, ma l'espressione letterale è più bella. Daniele contempla l'antico di giorni. Coi capelli bianchi, la barba bianca, completamente vestito di bianco, che siede sul trono da cui esce un fiume di fuoco. È il Padre Eterno, è il Giudice, Signore del mondo e della storia. Ma, continua Daniele, continuando a guardare nelle visioni notturne, vidi uno simile a un figlio d'uomo. Da qui deriva la terminologia figlio dell'uomo. Proprio da questo testo di Daniele. E il figlio dell'uomo è una immagine celeste, non vuol dire semplicemente uomo. In contrapposizione alle quattro bestie, l'antico sapiente vede nel sogno profetico uno umano, veramente umano, a cui l'antico di giorni affida tutto il potere. E il potere del Figlio dell'uomo sarà un potere eterno che non finirà mai, il suo regno non sarà mai distrutto. È una profezia messianica. Viene mostrato nella gloria il Figlio dell'uomo che viene sulle nubi del cielo. Gesù adopera volentieri il termine Figlio dell'uomo per parlare di se stesso. E nella festa della trasfigurazione, questa pagina apocalittica dell'Antico Testamento ci aiuta a capire la forma divina dell'uomo Gesù. Il salmo responsoriale che ci è proposto è tratto dal Salmo 96, un inno della regalità. Il Signore regna, il Dio di tutta la terra. L'antico di giorni regna, ma il regno eterno viene affidato al figlio dell'uomo che è per noi Gesù di Nazareth. La seconda lettura è tratta dalla seconda lettera di San Pietro, uno degli ultimi testi del Nuovo Testamento, un'opera nata probabilmente ad Alessandria d'Egitto che rielabora le tradizioni apostoliche e fa riferimento proprio all'episodio evangelico. Pietro, immaginato come autore del testo, dice che lui sul monte ha visto, ha visto personalmente la gloria di Gesù e ha sentito quella voce che lo indicava come il figlio amato in cui Dio ha posto il compiacimento. E quindi si riprende come predica apostolica il tema del Vangelo. Al vertice di quella teofania, manifestazione di Dio sul monte, c'è la presentazione di Gesù, ma soprattutto l'imperativo. Ascoltatelo. Gesù ha ragione dice l'antico di giorni, Dio Padre, ha ragione lui, seguitelo, fate quello che vi dite, che vi dice fidatevi e ascoltatelo. È il messaggio della trasfigurazione. Ascoltare Gesù è la strada per cambiare la forma della nostra vita.